Cardio Palma, veramente una cosa incredibile. Siamo anche noi partecipi di questa festa del Canada. Vogliamo adesso sentire il coach della nazionale. Abbiamo braccato il coach della nazionale canadese. Just a few words, world champion, congratulations thank from you, the organization, from all the attendance, the public here. We are very glad you won a so tight game against a very good team like USA team. So we expected a tough game, they gave us a tough game, they have a very, very good team. That's the second time now we've beaten them in the championship. Now I hope the people back home will realize how good a team we have, then next time there's not going to be so much politics for us to come to World Championships. Okay, I translate for our right, public. Sure. È molto contento di aver vinto questa partita così tirata contro una squadra americana assolutamente competitiva ed è contento perché ha potuto dimostrare con le sue ragazze che il lavoro di qualità abbiano fatto in questi anni e che dopo aver battuto già nel passato gli Stati Uniti questa cosa si sta ripetendo con grande successo. Coach, now big expectation you have 2 years more to prepare success. That's right. Well, the other thing I want to say is the first half was so-so for us. We missed a lot of plays. We actually beat ourselves. But the girls never quit. They kept fighting and it worked perfectly in the second half. So never quit. Dice giustamente il coach che nel primo tempo hanno avuto dei passaggi non eccezionali, hanno perso alcuni giochi, però si sono rimesse in carreggiata perché le ragazze non hanno mai mollato e sono state bravissime nel riprendere la partita in mano, per cui il suggerimento è mai smettere. And Pfeiffer Badu, she's unbelievable. She is unbelievable. She was MVP in 2010. She's one of the best in the world, definitely. She really had a terrific game today. My opinion is she's going to be another one more MVP. She is fantastic. Yeah. Vanessa Beery was hitting every single play. Well, you know Vanessa Beery's parents are Italian, right? Yes. Right. So he says that is her place. Exactly. In Italy, exactly. She can play very well. Thank you for you guys. Thanks, Italy. It was a great place. We had a lot of fun. A little bit of rain, but that's fine. It felt okay. Like okay, rain sometimes like it happens. Right. Okay, well, coach, thanks a lot. Congratulations, thank world champion 2014. All right. Dicevamo di Pfeiffer Badu, il numero 23 canadese, che è stato un protagonista eccellente, non avere fretta, tanto non ci cacciano sicuramente, ormai ci conoscono. è stata capace di fare un torneo eccezionale con dei risultati tecnici pazzeschi. Sarà l'MVP del torneo? Non lo sappiamo. Canada campione del mondo, non c'è il tempo di fermarsi un attimo perché dobbiamo andare immediatamente in trasmissione con la finale per il primo posto tra Stati Uniti e Messico. Dicevamo col coach che la Pfeiffer Badu è sicuramente un atleta di livello assoluto. Bene, adesso è il tempo di girare alla parte opposta alla telecamera, riprendere la postazione che i nostri amici messicani ci hanno provvidamente rubato, forse anche qualche spagnolo, e ritorniamo a vedere sul campo P1 cosa succederà per la medaglia d'oro maschile. È il primo posto adesso nel mondiale 2014 da Grosseto. Parla, non capisco.